Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, da questo splendido luogo che è il complesso religioso della chiesa di San Pio da Pietrelcina. Oggi qui perché vogliamo raccontarvi di una esperienza che fece proprio con Padre Pio Maria Merla. Maria Merla, dopo essersi diplomata quale insegnante di scuola elementare, notò che un ragazzo le prestava particolarmente attenzione, fino a manifestare il desiderio di volersi anche fidanzare con lei. Però prima di dare una risposta, Maria ne volle parlare con Padre Pio, il quale, dopo essere rimasto un po' in silenzio, spesso come faceva lui, le disse: Maria, tu non devi sposarti perché il matrimonio non fa per te. La ragazza non accettò. Non accettò il consiglio di Padre Pio e ogni tanto tornava sempre sull'argomento con Padre Pio. Ogni qualvolta però che lo faceva, Padre Pio girava sempre la faccia dall'altra parte. Una sera salì in convento per partecipare alla funzione eucaristica che era presieduta proprio da Padre Pio e mentre nel momento della consacrazione, ecco, Padre Pio aveva l'ostia tra le mani. Ecco, Maria fece questa preghiera: Signore, se quel giovane non è fatto per me, toglimelo dalla mente, toglimelo dal cuore. Subito dopo, Maria, ritornando a casa, si accorse proprio che questo sentimento si stava affievolendo. Addirittura non pensò più a questo ragazzo, non diventò più triste. E nel frattempo, prese anche un nuovo incarico di insegnante, andò a lavorare a Motta Montecorvino, un paese qui vicino, sempre nella provincia di Foggia. Lontana da casa, quindi cominciò ad insegnare, però Maria cominciò di nuovo ad intristirsi perché era sola. Maria, tornando qui a San Giovanni Rotondo in confessione con Padre Pio, le espose di nuovo il fatto e disse: Padre, io non ho nessuno, mi sento sola, non voglio stare sola, sto sola, ecco, sto sola. E Padre Pio rispose così: tu ci credi che Dio esiste? E poi subito aggiunse: ed io che ci sto a fare? Ecco, Maria, rassicurata da questa risposta di Padre Pio, ecco, per tutta la sua vita, non avvertì più il bisogno di avere una famiglia, di stare con qualcuno, ecco, si era proprio impegnata per gli altri e questo suo lavoro, quello con i ragazzi, con i bambini, la rendeva sempre più orgogliosa e felice di dare una mano anche a tante famiglie, perché comunque sentiva Padre Pio vicino a lei con questa frase: ed io che ci sto a fare? Specialmente dopo la morte di Padre Pio, soprattutto nelle grandi difficoltà che incontrava durante la sua vita, sembrava sempre risentire la sua voce: ed io che ci sto a fare?